In diretta, la Santa Messa dalla Pontificia Basilica Minore Sant'Antonio da Padova, a Fragola, Napoli. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Siamo quest'oggi radunati in questa 29ª domenica del tempo ordinario per accogliere la grazia e l'amore di Dio nella nostra vita. Quel Dio che ci chiama in Lui ad avere una nuova identità. L'identità è quella data dalla sua presenza, dal suo amore e dalla sua vita. Apriamo anche quest'oggi il nostro cuore a Dio per lasciarci da Lui rinnovare e diciamo: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dio nell'alto dei cieli, pace in terra, io mio.
Padre, a te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Fa che nessuno di noi abusi del suo potere, ma ogni autorità serva al bene di tutti, secondo lo spirito e la parola del tuo Figlio, e l'umanità intera riconosca a te solo come unico Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture e i fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Parola di Dio. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a lui tutta la terra, dite tra le genti: il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui.
Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Alleluia, alleluia. Con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore. Gloria a te, oh Signore. Alleluia. Siamo uniti quest'oggi nella preghiera fortemente, anche attraverso questa diretta televisiva, con coloro che sono nel dolore, coloro che sono a casa ammalati, perché possa giungere anche a loro questa preghiera e l'invito che Gesù ci fa in questa Eucaristia, ad essere unite fortemente a Lui. Immettiamoci nel testo evangelico di questa odierna domenica tenendo presenti e ben fisse due cose. Prima, che Dio non toglie l'uomo dalle sue responsabilità, né invece lui l'origine. Secondo, il suo potere non entra in concorrenza con il nostro, perché Dio è dono, è amore, è servizio, non appropriazione, né violenza, né dominio. Alla domanda astuta, cattiva, di chi vuole metterlo
o contro Roma o contro la gente, Gesù risponde giocando al rialzo, come al suo solito, con due cambi di prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda. Con il primo cambio di prospettiva muta il verbo pagare, è lecito pagare le tasse, in restituire. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. Con il secondo cambio introduce invece l'orizzonte di Dio. Innanzitutto parla di un dare e un avere. Voi usate questa moneta, usate ciò che dello Stato romano vi garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati. Avete ricevuto e ora restituite. Pagate tutte le tasse per un servizio che tocca tutti. Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni, in cui la crisi economica porta con sé un dibattito su manovre, tasse, evasioni? Applicare ai farisei di oggi che giustificano in mille modi, quando addirittura non se ne vantino, l'evasione dalle imposte. Restituire a Cesare, di cui mi fido poco, a Cesare che ruba. Sì, se è vero tutto questo, al modo di Gesù, lui che non guardava in faccia a nessuna, come riconoscono i farisei, allora se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà quello di correggerlo. Se ruba, gli ricorderò la voce della coscienza e il dovere della giustizia. Questo è il primo cambio di prospettiva che il Vangelo ci offre. Il secondo cambio di prospettiva inserisce la dimensione spirituale. Da Dio hai ricevuto e a Dio restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere, l'operare, il gioire e l'amare, i talenti, il seme di eternità deposto in te. Tu sei il giardino del mondo. Davanti a Lui, come davanti all'uomo, non siamo dei pretendenti, ma dei debitori grati. Se avessimo tra le mani quella moneta romana, capiremmo qualcosa di più. L'iscrizione che era incisa sulla moneta romana era la seguente. In latino così era scritto: Divo Cesare, che significa al divino Cesare appartiene. Gesù scinde di netto l'unità di queste due parole. Cesare non è Dio. Altro è Cesare, altro è Dio. Di Dio è l'uomo, quell'uomo che lui ha fatto di poco inferiore a un Dio. Quindi a Cesare le cose, la materia, e a Dio la persona. A me uomo dice: tu non iscrivere nel cuore altre appartenenze che non siano di Dio. Resta libero e al tempo stesso ribelle ad ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appartengo. Ad ogni potere umano Gesù dice: non appropriarti dell'uomo, perché l'uomo non è in tuo potere, non ti appartiene. L'uomo è cosa di Dio, è creatura che ha Dio nel sangue. Il testo di Genesi ce lo ha ricordato: noi siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, e questo lo saremo per sempre, perché questa identità, questa dignità che Dio ci ha conferito è incisa nella nostra parte più profonda, è nel nostro costitutivo. Noi siamo di Dio non per un potere, ma per un atto di amore e di libertà del Maestro
e dell'Altissimo verso la sua creatura. Il cristiano pertanto deve essere un cittadino leale e capace di onorare il suo dovere verso lo Stato, ma sarà servo di Dio, mai servo degli uomini o di poteri umani, e soprattutto si sentirà chiamato a una cittadinanza nel regno di Dio, nei cieli, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi. Noi siamo cittadini del cielo. Il cristiano sarà fedele alla terra, senza esenzioni né evasioni dalla storia, senza invocare spiritualizzazioni o fughe angeliche, ma opererà nel mondo secondo la volontà del Signore, cercando il bene comune, la libertà, la giustizia, la riconciliazione, la pace. Restituire a Dio ciò che è di Dio significa rendergli un'umanità che non porta solo iscritta in sé l'immagine indelebile, ma che si è fatta a Lui rassomigliante. Ecco, rendergli questa umanità che si è fatta a Lui rassomigliante. Questo restituirgli l'umanità rassomigliante quindi diventa per noi il cammino di umanizzazione da poter intraprendere e da poter percorrere in questo itinerario che Dio ci ha consegnato e nel quale Lui si è fatto per sempre nostro compagno di viaggio. In unione con i nostri fratelli che sono nel bisogno e nella difficoltà e nel dolore, vogliamo rinnovare la nostra professione di fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutti, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle,
con la fatica della carità e la fermezza della speranza possiamo rendere credibile la bellezza del Vangelo e la gioia di appartenere a Cristo. Diciamo con fiducia: donaci, Signore, la vera sapienza. Donaci, Signore, la vera sapienza. Perché il primo compito della Chiesa sia sempre quello di annunciare Cristo in ogni posto del mondo. Preghiamo. Donaci, Signore, la vera sapienza. Perché la pace e la giustizia siano la fondamenta di ogni società aperta al dialogo, alle diversità culturali e religiose. Preghiamo. Donaci, Signore, la vera sapienza. Perché le nostre famiglie si aprano alla missione e all'annuncio quotidiano del Vangelo. Preghiamo. Donaci, Signore, la vera sapienza. Perché chi vive da solo possa sperimentare la presenza di Gesù e confidare nel suo sostegno. Preghiamo. Donaci, Signore, la vera sapienza. Perché sappiamo riscoprire la mano misteriosa della provvidenza nei momenti più difficili della nostra vita. Preghiamo. Donaci, Signore, la vera sapienza. O Padre buono e misericordioso, attraverso la storia dei popoli e delle nazioni hai attuato il tuo disegno di salvezza. Donaci ancora profeti per il nostro tempo e operatori di pace per il bene di questo mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché, fedele interprete dei tuoi disegni, eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il serafico Padre Francesco, la Santa Madre Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora accogliamo la benedizione di Dio che discenderà su di voi e su tutti coloro che sono in contatto con noi televisivamente. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione solenne e ad ogni acclamazione risponderete Amen. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Amen.